Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. In prima commissione consiliare, la Presidente della Regione, Catiuscia Marini, ha illustrato il nuovo asse del POR Festri, finanziamenti dedicati alle zone colpite dal terremoto. Ce ne riferisce David Mariotti Bianchi. La presidente della Giunta regionale Catiuscia Marini ha illustrato in prima commissione le linee di indirizzo per le modificazioni del POR FESR Umbria 2014-2020 con l'introduzione dell'asse prevenzione e sostegno alla ripresa dei territori colpiti dal sisma 2016. Per questo asse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale verranno destinati all'Umbria 56 milioni di euro, di cui la metà cofinanziati dal Governo nazionale. La Presidente Marini ha spiegato che la creazione di un asse mirato al sisma è frutto di un lavoro congiunto tra le quattro regioni colpite dal terremoto, il Governo e la Commissione Europea. In questo modo si vuole creare uno strumento autonomo e distinto dedicato alle politiche per lo sviluppo connesse ai problemi legati al sisma, con risorse separate da quelle destinate alla ricostruzione. Il lavoro nasce dalla necessità di indirizzare risorse dell'addizionalità italiana che regioni e governo hanno deciso di destinare alla programmazione integrata e aggiuntiva delle zone colpite dal sisma. Si tratta di 200 milioni di euro e all'Umbria, secondo le stime provvisorie dei danni della Protezione Civile, spetterebbero 28 milioni. A questi si aggiungerà il cofinanziamento del governo e quindi all'Umbria dovrebbero arrivare 56 milioni di euro. Questo perché, ha spiegato Marini, c'è la volontà di mettere in campo azioni di sistema non solo per l'area del cratere ma per le regioni nel loro complesso. L'asse mirato al sisma del POR FESR avrà 5 obiettivi tematici: ricerca e sviluppo tecnologico, competitività delle PMI, economia a basse emissioni di carbonio, prevenzione e gestione dei rischi, preservare e tutelare l'ambiente. La seconda commissione ha modificato i criteri di ripartizione dei proventi dei canoni sulle acque minerali. Unificando e approvando due proposte di legge a firma dei consiglieri Smacchi, Partito Democratico e Rometti, Socialisti e Riformisti, e dei consiglieri del Movimento 5 Stelle Liberati e Carbonari, la Commissione consiliare ha modificato i criteri di ripartizione dei proventi dei canoni sulle acque minerali. L'importo pagato dai concessionari non verrà modificato, ma subirà un cambiamento la suddivisione dei fondi. La quota destinata ai comuni, da destinare alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione e all'eventuale qualificazione ambientale dei territori interessati, andrà da un minimo del 30% ad un massimo del 40%. Verrà quindi lasciato un margine di flessibilità in relazione alle disponibilità finanziarie e alla tipologia degli interventi compensativi che vengono proposti dai comuni. L'attribuzione delle risorse ai comuni con le nuove percentuali decorrerà dall'anno 2018 e tale attribuzione di risorse dovrà avvenire sulla base di concreti progetti di intervento. Entro 60 giorni dovranno poi essere emanati regolamenti su modalità e criteri di attribuzione dei fondi e sulle modalità per il pagamento e la riscossione dei diritti annuali. Approvato in prima commissione un atto di indirizzo sull'ex ospedale di Città di Castello. Dopo aver svolto audizioni con l'assessore regionale alla sanità, il sindaco di Città di Castello e il direttore della ASL Umbria 1 sul futuro della struttura dell'ex ospedale di San Florido, la prima commissione consiliare ha approvato una proposta di risoluzione con cui invita l'esecutivo di Palazzo Donini a definire un accordo di programma con il comune e la ASL finalizzato a reperire le risorse necessarie alla riqualificazione dell'ex ospedale cittadino, adeguando il piano terra e creandovi una città della salute che accorpi i servizi sanitari e sociali del distretto. L'atto di indirizzo mira a perseguire un percorso di recupero dell'immobile che coinvolge la Regione Umbria in quanto proprietaria. La ASL, che potrebbe spostarvi e riunificarvi i servizi territoriali risparmiando 150.000 euro all'anno di canoni di locazione, il comune di Città di Castello, che potrebbe contribuire con i 3 milioni di euro dell'ascito Mariani vincolati a finalità legate alla salute e all'assistenza. L'ex ospedale era ospitato in un antico edificio del Settecento che da convento è stato convertito in struttura sanitaria. Si articola su 3 piani e 8.500 metri quadrati ed è di proprietà della regione.
Il valore di stima ammonta ad oltre 4 milioni e mezzo di euro e le gare indette per la sua alienazione sono andate deserte. La terza commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Attilio Solinas, ha approvato il calendario venatorio predisposto dalla giunta di Palazzo Donini. Ora potrà essere dunque pubblicato e divenire operativo. Non hanno trovato accoglimento le marginali proposte di modifica avanzate da Federcaccia, Enalcaccia, Arcicaccia e ANU e le osservazioni della Federazione Italiana della Caccia, mentre la petizione firmata da 394 cittadini è stata inviata alla Giunta per le valutazioni conseguenti. L'assessore regionale Fernanda Cecchini ha illustrato il calendario venatorio spiegando che è stato condiviso con la Consulta venatoria e sottoposto all'ISPRA che ha dato il via libera. Ci sono poche differenze rispetto al calendario degli anni precedenti che già rispecchiava le richieste dei cacciatori, le cui associazioni hanno avanzato solo poche richieste di modifica molto marginali. Stato di attuazione per l'Agenzia Unica per la Mobilità e Trasporto Pubblico Locale. Manutenzione straordinaria della ex Ferrovia Centrale Umbra. Questi gli argomenti dell'audizione con l'assessore Chianella presso il Comitato di Monitoraggio e Vigilanza sull'amministrazione regionale. Audizione dell'assessore regionale ai trasporti Giuseppe Chianella al Comitato per il Monitoraggio e la Vigilanza sull'amministrazione regionale, presieduto da Raffaele Nevi. All'ordine del giorno lo stato di attuazione dell'Agenzia Unica per la Mobilità e per il Trasporto Pubblico Locale e gli interventi di manutenzione straordinaria sulla infrastruttura ex Ferrovia Centrale Umbra. L'assessore Chianella ha ricordato che lo scorso 2 maggio l'Assemblea dei Soci di Umbria Mobilità ha approvato il bilancio 2015 con l'intento di programmare una nuova assemblea a giugno per decidere in merito alla governance, alla previsione cioè dell'amministratore unico della società e superare così l'assetto del consiglio di amministrazione. Sulle questioni legate all'agenzia sono in corso, ha detto Chianella, approfondimenti rispetto alla valutazione dei rischi che con questa trasformazione potrebbero incombere sulla stessa azienda. Per quanto concerne la situazione relativa all'infrastruttura ex FCU, è stato definito dall'assessorato il trasferimento delle risorse da parte dello Stato alla Regione consistenti in 51 milioni di euro che serviranno all'ammodernamento dell'infrastruttura, ai quali si aggiungono altri 12 milioni da parte del Ministero, di cui circa 2 milioni 260 mila finalizzati all'impiantistica sulla sicurezza, 1 milione 600 mila per il rinnovo del parco macchine, 1 milione 400 mila euro per l'eliminazione dei passaggi a livello, 6 milioni 600 mila euro per l'acquisto di un nuovo treno. Chianella ha anche ricordato che la Giunta regionale ha approvato la convenzione con RFI che prevede, tra l'altro, la possibilità del trasferimento della concessione dell'infrastruttura in capo allo Stato. Umbria Mobilità potrà comunque subito avvalersi di RFI come soggetto attuatore di tutti gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria. Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, è stato la location della prima riunione del gruppo di lavoro presieduto da Donatella Porsi, Better Regulation and Policy Evaluation, della Conferenza delle Assemblee Legislative Europee, in sigla CALRE. Il tema principale è migliorare la qualità della legislazione di un paese o di una regione. Introdurre nelle politiche pubbliche le tematiche della Better Regulation servirà a renderci degli amministratori informati, in grado di produrre scelte e decisioni che siano incisive e decisive. Lo ha detto la Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, aprendo a Palazzo Cesaroni di Perugia la prima riunione del gruppo di lavoro da lei presieduto intitolato Better Regulation and Policy Evaluation della Conferenza delle Assemblee Legislative Europee, in sigla CALRE. La CALRE raggruppa i parlamenti regionali dell'Unione Europea che dispongono di poteri legislativi. In tutto si tratta di 74 regioni facenti parte di 8 paesi. Tali regioni rappresentano insieme 200 milioni di abitanti. Più specificamente, la CALRE comprende i parlamenti delle comunità autonome spagnole, i consigli regionali italiani, le assemblee delle regioni e comunità belghe, i parlamenti sia dei Land austriaci che tedeschi, il Parlamento autonomo di Åland, Finlandia, le assemblee regionali delle Azzorre e Madeira del Portogallo e quello di Scozia, Galles e Irlanda del Nord nel Regno Unito.
un'iniziativa un po' speciale, concertata con la CALRE, il Comitato delle Regioni Europee, al quale partecipo con grande piacere ed interesse, dovendo guidare il gruppo della Better Regulation e delle Policy Evaluation. Si tratta veramente di un progetto ambizioso, quello di poter costruire una rete tra regioni europee rispetto ai temi della valutazione delle politiche. E con grande soddisfazione posso dire che a questo tavolo europeo abbiamo portato l'esperienza italiana del progetto Capire, che ormai da diversi anni opera in questo settore. Un'esigenza quella di valutare prima ex ante, quindi ex post, quelli che possono essere i presupposti dai quali partire, i bisogni e quindi il coinvolgimento della nostra comunità, degli stakeholders, ma anche valutare poi gli effetti delle politiche messe in atto, è un'esigenza alla quale noi guardiamo con grande interesse e con grande convinzione, nella consapevolezza che tutti i processi debbano essere monitorati nell'arco della loro realizzazione e applicazione per verificare se quanto avevamo ipotizzato realmente sta accadendo. Dopo l'introduzione della Presidente Porzi dedicata a obiettivi e strumenti per la valutazione a livello regionale, sono stati affrontati temi come la valutazione quale elemento essenziale delle politiche europee in materia di Better Regulation, la partecipazione del Parlamento europeo nel processo di valutazione delle politiche europee, la valutazione di impatto territoriale delle politiche e delle direttive dell'Unione europea, il Comitato europeo delle regioni, strategie per la valutazione dell'impatto territoriale. I lavori si sono conclusi con la sessione aperta dedicata al confronto tra le diverse esperienze europee. Le relazioni sono state svolte da Efisio Espa, docente di analisi di impatto della regolamentazione presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Josephine Rebecca van den Broek, Head of European Council, Directorate for Impact Assessment and European Added Value, Beatrice Tulegne, Direzione del Comitato Europeo delle Regioni. Sono intervenuti anche Santa Brancati, segretario generale della Regione Campania, Ilaria Dalzovo, presidente Comitato per la Legislazione e Controllo del Consiglio regionale del Friuli, Filippo Monaco, vicepresidente dell'Assemblea legislativa del Molise, Nicolas Zanetatos, deputato del Parlamento della Vallonia. Nello specifico, i relatori hanno spiegato che la Better Regulation consente un'analisi di impatto dei provvedimenti prima della loro adozione per costruire regole più efficaci e meno costose. Le attività di valutazione ex ante ed ex post permettono poi di misurare il valore aggiunto europeo per rendere più appropriata ed efficace l'attività del Parlamento europeo. Un dialogo continuo tra regioni e Parlamento europeo può attuare politiche realmente vicine alle comunità locali. In questo processo è stato sottolineato che le assemblee legislative svolgeranno sempre più un ruolo da protagonista. E anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo, TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive di tutta la regione, è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it e naturalmente anche sul nostro canale YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.